Hola, benvenuti in questo nuovo video. Oggi in mezzo agli scatoloni, qua sono piena di pacchi, perché finalmente vi mostro l'haul delle cose che ho preso durante il Black Friday. Non sono arrivati ancora tutti i pacchi, quindi vedete poi delle clip aggiuntive quando mi arriveranno altre cose, però ero troppo impaziente di aprire soprattutto queste cose per il mio studio, quindi iniziamo. Io partirei dal beauty, così poi appunto andiamo a togliere anche tutte le altre cose e potrò sedermi direttamente nella poltroncina. Quindi, prima cosa che vi voglio mostrare è Beauty Bay. C'erano alcune chicchine che volevo provare. Da Beauty Bay c'erano degli sconti pazzeschi, quindi ho detto perché no? Proviamoli. Forse l'hai presa un po' storta. Ok, forse così si vede meglio. Allora, il pacco è tipo si è distrutto sotto, ok? La prima cosa che vi mostro è questa qui, che volevo da tantissimo tempo. È una palette di Visart con 12 ombretti all'interno super colorati. Quindi questo è il prodottino. Opa! Eccola qui, era super scontata e ovviamente non potevo farmela scappare. Vedete, proprio i colori più power, che più power di così non si può. Non ho mai provato nessuna palette di questo brand, quindi sono veramente, veramente esaltata. Voglio provare a swatchare. Ah, il giallo. Pensavo fossero meno secchi, in realtà sono abbastanza secchini come texture. Vabbè, ovviamente sulla mano non si vede niente. Li vedremo meglio sugli occhi, però sono molto gasata di questo acquisto. Pack un po' plasticoso, cioè non si apre molto facilmente, boh. Ovviamente non potevo non provare i blush di Mitchell, Made by Mitchell, il brand appunto, per chi non sapesse, è un truccatore super 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 bravo, fa dei look super pazzi. Cracky, che strano averti qui. Ah, è bello grossino, eh. Questo è bellissimo, Melon Sorbet. Ci sono tutti i colori molto comunque coloratini. Bello, questo sta molto bene adesso con i capelli un pochino più ginger. È aranciato, sì. Praticamente le scritte che vedete sono i vari colori poi dei blush. E questi qua sono bellissimi anche da mixare, magari per creare il colore desiderato. Il pack è soft touch, molto bello il tatto. No, questo è sempre arancione, volevo. E c'erano anche i bronzer, però onestamente mi ispiravano di più tutti questi blushini. Bello anche questo. Molto carini. 6 ml. Questo è il pack con questo giallo verde lime. Una volta sfumati poi sono quasi cipriati, cioè non rimangono per niente appiccicosi. Sembra quasi polvere. Bellissimo. Poi ho comprato un gloss di Maybelline. Io amo lo 007 e ho voluto provare lo 002, quindi è un pochino più chiaro perché quello è marroncino, quindi sta bene quando faccio i look marroncini. Mentre adesso, magari quando voglio qualcosa di più rosatino, eccetera, questo è tipo color cipria, chiarissimo, no? E quindi pensavo ci stesse molto bene con i look del genere. E come gloss mi piacciono tantissimo, c'era un botto dentro, mi piace il pack trasparentino, un po' rosino, l'uomo la follia, quindi questo ricarica così. Poi ho voluto provare alcuni prodotti di Cash Beauty, delle di Ne Parla Sempre, ero curiosa di vedere come fossero i kit labbra, quindi ho preso questo kit con all'interno, l'avevo un attimo swatchato l'altro giorno, rossetto e matita. E una cosa che mi ha stupito è che non ci fosse un rossetto liquido, ma un rossetto in stick, è una cosa che mi piace parecchio, anch'io amo i rossetti, ed è di questo colore nudino molto chiaro e la matita un pochino più scura, non troppo, sempre marroncina, molto molto bella. L'unica cosa, non amo le matite da temperare, preferisco quelle automatiche, però vabbè, non vedo neanche queste di provare come combo. E poi, per non farci mancare niente, ho preso anche il gloss. Lei è sempre comunque una content creator come Mitchell, quindi molti di questi brand comunque molto validi. È perché dietro c'è comunque qualcuno che si trucca. Ah, l'applicatore è particolare perché vedete così, in plastichina, silicone. Non ha il classico applicatore. Profumazione molto buona ed è giusto un po' trasparentino con qualche riflessino doratina, proprio una goccia, goccia, goccia. Ero davvero curiosa di provare i suoi prodotti. Infine, una matita colorata di Norvina. C'erano tantissimi colori, li avevo voluti prendere tutti. Però alla fine una che mi mancava era una azzurra. È molto grande come matita.
E veramente c'era l'imbarazzo della scelta e pensavo poi di fare un look con lei. E vedete, quindi questo è il colore, veramente pigmentato dalla prima passata. E wow, bellissima, sono molto contenta di averla presa. La volevo anche gialla, arancione e rosa. Se mi piace ovviamente farò rifornimento, però prima volevo provarne una, perché magari poi metti che non mi piaceva, spendevo soldi per niente. E questa si chiama Electric Blue. Primo swatches, sembra veramente super power e opaca, adoro. Ultime due cose, ho ricomprato il Transformation Face Powder di Dragon Beauty, perché avevo praticamente finito la parte giallina, si era un po' seccata, e ho notato che ha cambiato pack. Forse preferivo quello di prima, comunque adesso è così. Io utilizzo solo questo, infatti mi piacerebbe se facesse anche la cialda singola, e perché è pazzesco, praticamente per andare a illuminare questa zona o comunque tutte le zone che voglio illuminare in maniera opaca mi piace tantissimo. Dà anche maggiore coprenza, quindi le occhiaie sono ancora meno visibili, veramente veramente top. Questa per chi ha la pelle ovviamente più rosata è fantastica, però io sono giallina e quindi uso sempre questa sotto. Però è molto carino, c'è anche lo specchietto e niente, ricomprata. E ho ricomprato anche questa spugnetta di Linda, perché è fantastica. Anche questa, anche lei è una truccatrice, veramente veramente bravissima. E questa spugnetta, quando l'ho comprata la prima volta me ne ero innamorata, perché guardate che forma particolare che ha. Questa parte, dopo una volta che si bagna, diventa un pochino più gonfia, si riesce a fare baking, si riesce proprio ad applicare il correttore in maniera top. E poi ovviamente anche per applicare tutto il resto, è veramente fantastica. Quindi niente, volevo assolutamente ricomprarla, visto che era leggermente forse in sconto, non mi ricordo se era proprio in sconto o leggermente, e l'ho ricomprata perché è fantastica. Poi andiamo avanti. Quindi questo era tutto il mio bottino di Beauty Base da Amazon. Poi ho preso diverse cosine per il mio studio, per lavorare, e volevo mostrarvele. Ad esempio, cos'è questo? Riesco ad aprirlo. Praticamente ho preso, su Instagram l'avevo già spoilerato, non c'ho voglia di alzarmi di nuovo, perché? Eccolo qua, un piccolo monitor. Sì, Brachy, intanto che me lo fai rompere subito, perché ogni volta che guardavo solo uno schermino piccolo quando facevo, no, i video, e ho detto perché non proviamo a prendere un monitor leggermente più grande, così mi vedo bene da mettere proprio sul tavolo, perché il computer era un po' scomodo per me. E quindi niente, eccolo qua. Ah no, era così. E così mi vedrò molto più in grande, se è a fuoco, se si vede bene l'occhio, sto riprendendo qualcos'altro. Spero che mi svolti la vita, perché ultimamente odiavo fare i video, sia per la messa a fuoco che magari non era a fuoco, eccetera eccetera. Quindi questo, acquisto super utile. Poi ho preso delle memory e un caricatore per la macchinetta, che non vi interessa. E questo è una struttura, praticamente per far da sfondo. Quindi qua ci sono i vari tessuti che io andrò a mettere dietro. Quindi magari posso mettere proprio, avete presente che ho l'armadio con tutti i trucchi? Ecco, quando voglio magari uno sfondo di un certo colore, io metto un tessuto dietro e mi creo il mio sfondo ideale, ecco. E mi mancava effettivamente, e poi con questi si fissa bene il tutto. Sono tipo dei mollettoni, tac 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 tac, e sfondo fatto. Quindi è questo acquisto super utile. Questo forse non era in sconto, se non ricordo male, però vabbè, mi serviva e quindi ne ho approfittato. Mi ha fissato anche altre cose e ho infilato anche questo. Altra cosa che in realtà volevo provare da un po', queste tutte qui, e l'unico colore che volevo io praticamente non era in sconto, quindi l'ho pagato a prezzo pieno. E direi, perché me lo mostri in un video all Black Friday, perché l'ho acquistato durante la Black Friday, anche se effettivamente non era in sconto, però c'erano altri modelli che lo erano, quindi sono io un po' fissata con queste cose e non l'ho preso in sconto. Comunque si tratta di questa tuta nude, che strano, in realtà è più panna, dai, di questa tuta panna di Maniacal. E più che altro l'ho vista da Giulia Dell'Ellis e mi ispirava un sacco il materiale e come stava indosso, perché sembrava veramente bello sia il cappuccio che proprio questa parte qui da davanti, no? E effettivamente il materiale è veramente morbidissimo e dentro è pure pelosina, quindi è perfetta per l'inverno. Questo colore mi piace tantissimo. Io ho scelto la tuta col cappuccio, appunto, e c'è anche le taschine, bellissimo il colore. E
pantalone lungo. E non ho idea se ho preso la taglia giusta, perché è veramente difficilissimo scegliere le taglie sul sito. Ci ho messo un'ora, ero anche lì che cercavo di misurarmi, ma non capivo proprio che misurazione fosse. E quindi vabbè, ho preso una S della tuta sotto e sempre S anche della parte sopra. Prima impressione materiale, top. Veramente bella morbida. Passiamo a questo scatolone giga di West Wing. Opsi, mi sa che non ci sto nemmeno nell'inquadratura. Oddio, sì, è la sedia. Quindi aspetto Riccardo perché lo monteremo insieme. Piccolo particolare. Per l'ultimo pacco di oggi, che sarebbe questo qui, adesso qua c'è lo scatolone che mi dà un po' fastidio. Vediamo cos'altro ho preso. Sì, ogni volta mi dimentico poi quando... Brecky, ho visto una cosa che potrebbe piacerti. Ta-da-da! Ti piacciono questi, vero? Preso, ma sono giga, due cuscini con i fiocchi di neve. Questi bellissimi, ecco perché costano così tanto. Non pensavo fossero così grandi, onestamente. Spero di avere poi l'imbottitura. Comunque uno e uno, due, quindi uguali. Questa parte ruvidina, niente di che. E poi c'è questa parte invece pelosina. C'era anche in diverse colorazioni. Io l'ho voluto prendere così nudino per staccare un po', perché sennò c'era anche grigio scuro, che all'inizio mi deciso, ho detto magari lo prendo grigio scuro, però secondo me era troppo simile al divano. E quindi niente, dopo li vedremo sul divano se staranno bene o meno. Sto male. Non è quello che sembra, ok? Ecco cos'è! Praticamente serve per mettere il rotolo di carta in cucina. E di solito lo lasciamo sempre così girovagare per la cucina, ma secondo me con questo in marmo sarà molto più bello. Ed è fatto benissimo, è proprio super pesante. Secondo me è marmo vero, bellissimo. E niente, quindi sotto anche i bollini, i gommini, per non farlo sbattere, essendo comunque bello duro, per non far rumore. Molto bello, ho fatto un bel acquisto, brava Melissa. Ah, un altro copricuscino, sempre a tema Natale, ma questa volta la fantasia è proprio da montagna. Quindi questo lo pensavo di mettere proprio al centro del divano, essendo diverso. Non ne volevo troppo così, perché comunque siamo in casa, cioè nel senso, ok, Natale tutto, però mi piace che sia abbastanza soft come decorazione. Brecky, per piacere, stop, stop. È bellissimo questo, veramente veramente bello, e secondo me ci sta molto bene appunto con i colori di quest'altro. E sì, non sono per niente pazza con le colorazioni tipo qualcuno si immaginava del rosso, ebbene no. Sono soft anche a Natale. Poi ho ricomprato questo set di asciugamani in marmo perché mi piaceva tantissimo e purtroppo ne ho rovinato uno con un detersivo e quindi aveva tutte le chiazze arancioni. C'è anche in rosa, però mi piace tantissimo il marmo grigio, e, come si potrebbe intuire dalla mia palette. E quindi niente, ho semplicemente ricomprato il set, è molto morbido. E c'è un piccolino, un medio e un grande che uso per la doccia. Questo per i capelli solitamente, questo per le mani, magari nel bagnetto di giù, che sta veramente benissimo. Quindi da una parte è così e dall'altra così. Quanto è bello, cioè è veramente poi morbido. Non è tra i miei preferiti per la doccia, perché effettivamente quando sono molto molto morbidi poi non sono super asciuganti, non so come dire. Però mi piace. Mi piace molto molto molto. È in sconto. E infine ho voluto comprare sempre per il mio studio questo, che è un porta oggettini. Adoro, quindi finto ovviamente marmo, cartone marmo. Qua c'è anche questo per metterci altre cosine. Aia. Ah, aspetta. Ah, qua ci sono i bollini. No, lo devo tenerlo da mettere sotto. E poi qua tutti i vari ripiani, quindi qua potrei mettere delle agendine piccole, altre penne, pennine. Molto carino, sono soddisfatta. Ecco, pensavo non fosse così un materiale un po' cartoncinoso, leggero, però speriamo che non si rovini troppo in fretta. Niente, quindi questo
Sprechi, fermo. Era il mio primo acquistino di questo Black Friday. Sto aspettando ancora Asos, sicuramente. E poi, cos'altro manca? Brachy? Ah, le scarpe e i prodotti per Brachy, che ho preso con il Black Friday, che volevo mostrarveli perché spesso mi chiedete cosa uso. E poi... ho un vuoto. Comunque anche altre cose. Quindi niente, ci vediamo nei prossimi giorni. Finalmente è arrivato. Il pacco è arrivato. È veramente giga. Sì, oggi sono un po' casalinga style. Però siccome mi è arrivato la sera e domani deve andare online il video, non ho tempo di sistemarmi. Ma l'importante è quello che c'è dentro. Giusto? Giusto. Ok, apriamo. Allora, in realtà mancano ancora delle scarpe. Però questo sito da cui l'ho prese ci mette un bel po' a mandarcele, quindi ve le farò vedere prossimamente. Mi aiuti? Vediamo subito il pezzo forte, Brachy. Lo vedi anche tu? Io lo vedo. Per andare in montagna, ve lo faccio subito vedere. Ho preso dei piccoli mamboot nude. Più che nude sono panna. Sì, perché quelli che avevo, Riccardo ha avuto la geniale idea di metterli fuori sotto la pioggia e saranno belli che marciti. Che carini, spero che mi stiano, sembrano un po' piccoli. Chissà che li provo subito, ma questo colore quanto è bello, raga. Cioè, se ti sono piccoli rido. Anch'io, anche perché non farò in tempo a cambiarli. Mi stanno piccoli! Ma ci hai preso 36-38, come faranno stati piccoli? No, è vero, non sono piccoli. Però, guardiamoli ma insieme. Ma sono originali? Certo, li ho pagati un botto. Ma poi sono, sembrano pisciati. È vero, al centro, vedete che sembrano sporchi. Forse perché deve solo prendere un po' la forma. Come mi sembrano? Mi sembrano carini. Ah, se questo mi sta dando il piede di scivolo. Vabbè, metterò dei calzettoni giga così non ci saranno problemi. Però sono troppo cute. Proprio bellini. Pip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 
anni e diventano da bianchi gialli. Ok, perché no? Poi vedo delle belle cosine. Partiamo da questo. Praticamente è tutto abbinato al panna nude colori tenui. Questo secondo me era molto bello. La maggior parte delle cose era scontata, quindi top. Un bel cardigan panna e azzurrino. Bello. Io sbaglio sempre le taglie di ASOS perché sono più grandi rispetto al solito, però questo mi sembra giusto. E questo l'ho pensato proprio come vestitino, calze e sotto questi. Cioè, dai, ma quanto è bello! Ma quanto è bello! Troppo, veramente troppo. Poi, boom. Ah, ok, questo è un pigiama. Simile seta. Molto normale, niente di particolare. Color cipria. Mi dava un bel vibes. Con anche il pantalone. Il materiale è veramente, veramente bello. Per il prezzo che avevo, secondo me, conveniva. Ed è di Topshop. Mentre questo era di Collusion. Ok, poi andiamo avanti. Tam, tararam, tararam, tam. Ah, ok, questo è un completino preso sia parte sopra che sotto di Adidas. Ultimamente sono più team Nike. Però questo era particolarmente carino perché era intanto nude. E simile quel materiale che sembra un po' asciugamano, che va un po' di moda, no? Tipo anche peluscino così. Qua ha tutte le righine solite dell'Adidas e ha pure un intreccio qui sul décolleté con lo stemmino. E mi piaceva appunto perché c'era questa parte sopra top e il pantaloncino sotto abbinato. Cioè, guardate quanto è bellino, con le righette sempre sul fianco. Sicuramente non è per quando fa freddo freddo, perché comunque avendo il pantaloncino corto, giusto per stare in casa. Anche perché adesso abbiamo finalmente acceso il riscaldamento, quindi effettivamente fa un po' più... Cosa stai facendo, Brachi? Fa più caldino. Vai, andiamo avanti. No, raga, vi giuro. Cioè, secondo me mi prenderete in giro, perché è tutto di questo colore. Sto male. Vabbè, andiamo avanti con questo. Ok, è tipo una giacca... No. Oddio, come si chiamano questi qua? Vabbè, comunque tipo sembra una giacca elegante, però è crop con questo filo in vita da arrotolare tutto, no? Vi lascerò delle foto perché così immagino non si capisce niente. E qui ha anche le spalline rafforzate. Figo.
Very, very figo. Speriamo non sia grandino, però dalle spalle mi sembrerebbe giusto. È bellissimo anche il colore, veramente Collusion fa dei capi molto belli. Anche il materiale è morbido, adoro. Cosa stai cercando, Pinocchio? Ah, il tappo. Questo! Guarda che carino. No, ho sbagliato, mi sa che è un pigiama questo. Comunque, questa parte qui sopra è pelosina. Secondo me io ci uscirò anche. Madonna, è pelosissimo, che morbido. Fatto così, quindi quadrettato, marroncino nude, panna, bianchino, bellissimo. Quindi parte sopra e anche i pantaloni. Oh mio Dio, ma qua voglio viverci per tutta la vita. Questo pigiama non lo toglierò mai. Quanto è bello! No, raga. Voglio indossarlo subito. È proprio più morbido dei Brecky. È morbidissimo. Wow, fatto proprio... Cioè, ci sono stata tipo 3 giorni a guardare tutto e mettevo tutto nei preferiti. Poi dicevo, questo non è abbastanza scontato, quindi lasciavo stare. Poi, questo è perfetto. E allora lo prendevo. Ah, ok, questo ce l'ho in azzurro. Mi era piaciuto così tanto che ho detto, ma sì, prendiamolo anche nude, perché no? Ci facciamo mancare qualcos'altro di nude? E in azzurro era molto bello, di Bershka. Quindi vedete, così, con il collo pelosino. Ed è un classico poi cardigan che si può anche togliere volendo perché ha tipo i bottoncini qui. Molto bello. Quindi di solito quando lo lavo tolgo il peluche e... Ma lo stai grattando, Brecky? Perde il tappo. E anche qua il materiale è morbidissimo. Questo è una M. Le ultime cose. Se devo fare il resin meglio se tengo le cosine. Ho preso delle ciabatte, e quelle che avevo ultimamente si erano un po' rovinate. Ce n'erano tantissimi modelli di ciabatte, veramente c'è l'imbarazzo della scelta, però alla fine ho scelto queste qui, pelosine, sempre nudine. Hanno il pelo solo dentro e sopra, così che qua non si sporchino di peli. Ed è una cosa che apprezzo, perché di solito quelli con il pelo anche magari anche qui, tende a prendere un po' la polvere, a diventare un po' nerino, no? Qui niente, ho preso una M. Vediamo se mi sta. Sì, perfetto, ma quanto sono cute. Adoro, bellissime. Poi pelosine così, le adoro. Per fortuna che non le ho comprate oggi. Mi ero dimenticata che le avevo comprate anche qua. Belle. Sono molto soddisfatta del mio shopping da ASOS. Poi chicca finale. Questo ero indecisa se prenderlo o meno, però alla fine ho detto prendiamolo, dai. Perché il materiale, raga, di Juicy Couture è qualcosa che ogni volta che vado da... Brecky, basta! Da Urban dico, voglio la tuta, però non l'ho mai presa. Ho trovato questo completino con gonnellina, quanto è natalizio anche questa trama, anche se in realtà c'è proprio il logo, però visto da lontano secondo me non sembra, quindi gonnellina e... No, che bello! Cioè, raga, ciao! Cardigan con i diamantini. Cioè, ma poi dovresti toccare il materiale? Quanto è bello! Vedete che ha tutti i bottoncini che sono piccoli svaroschini, no? Diamantini svaroschini. Bellissimo, e quindi appunto questo completino secondo me spaccherà sempre i miei outfit un pochino più natalizi, ma non solo. Che bello! Guarda questo! Bello. Con gonnellina sotto abbinata. Senti che bello il materiale. Morbido. Mi piace quello che dice. Vabbè, comunque, wow, questo era tutto, ma veramente secondo me sono delle chicchine da avere. Cioè, è bellissimo. Poi lo vedrete indossato comunque nelle foto e nei prossimi video. Sono troppo soddisfatta. Wow, bello, bello, bello. Perfetto, niente. Quindi questo era tutto per questo video, mi dispiace che non mi sia arrivata anche le scarpe perché erano strabelle, però nulla, proprio con Black Friday, Natale, i corrieri che fanno festa di qua di là, è sempre un po' un casino ricevere i pacchi in tempo, però spero che questo video all Black Friday vi sia piaciuto, io vi mando un bacione e ci vediamo lunedì con un nuovo video. Bye bye!